importante, mi preme veramente anche sentitamente ringraziare il comando dei Vigili del Fuoco, il nuovo comandante, tutto il personale, l'ingegner Cavallari, per questo risultato importante. Non è un risultato solo per il comune di Nereto, io lo ricordavo prima nel breve discorso che ho tenuto di fronte anche alle altre autorità. Ringrazio anche per la presenza degli altri presidi di sicurezza sul territorio, quindi la tenenza, la guardia di finanza e i carabinieri. Quando si parla di sicurezza ne dobbiamo parlare in toto. I Vigili del Fuoco su questo territorio fanno un numero di interventi altissimo, quasi pari se non superiore al comando di Teramo. Quindi significa che questo presidio non è solo per Nereto. La ratio di questa ristrutturazione del 2013 appunto proiettava la sicurezza del nostro territorio per l'intera Val di Prata. Ecco, la sensibilità anche del nuovo comandante, di tutti i dirigenti dei Vigili del Fuoco di portare sul nostro territorio un nuovo mezzo importantissimo soprattutto per la stagione estiva, per gli incendi boschivi, sta a significare una vicinanza a questo territorio ormai conclamata.